Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo del cilindro. Il cilindro è un solido che nasce per la rotazione assiale di un rettangolo. Basta prendere un rettangolo, fare una rotazione, per esempio, per il suo lato lungo di 360 gradi, da una figura piana nasce il cilindro. Vediamo la sua equazione polinomiale. Siccome è un'entità 3D, allora in GeoGebra bisogna subito cliccare e chiedere di vedere il pannello 3D. Non soltanto vedete il pannello 2D, questo rosa, ma anche questo qui bianco, che è quello 3D. Con il tasto destro, il pannello 3D, vedete, del mouse, può essere mosso. Allora, andiamo nel pannello algebrico e scriviamo la sua equazione polinomiale. Con la tastiera apriamo la parentesi aperta sta nell'8, la parentesi chiusa nel 9. Facciamo x diviso, e il diviso sta nel 7, cioè maiuscolo 7a. Andiamo a destra con le freccine della tastiera e nella tastierina di GeoGebra facciamo il quadrato. Poi facciamo il più. Apriamo parentesi ancora, y diviso, sempre facendo maiuscolo 7b, andiamo a destra, ancora a destra, e facciamo al quadrato uguale 1. Facciamo invio ed ecco che vedete che viene fuori dalla sua equazione polinomiale, che GeoGebra ci riscrive in questa maniera: x diviso a al quadrato più y diviso b al quadrato uguale 1. Viene fuori, vedete, questo cilindro. Qual è la caratteristica di questo cilindro? Noi lo vediamo nel pannello 3D, praticamente la sua altezza è indefinita. Che cosa significa? Che se noi ce ne cerchiamo il volume, ci risponde indefinito, no? Il cilindro viene definito C. Se noi scriviamo in GeoGebra volume di aperta parentesi C, facciamo invio, vedete, ci dice non definito, perché l'altezza, essendo stato creato da un'equazione polinomiale, praticamente è indefinita. Allora, noi facciamo un cilindro adesso con l'altezza definita. Andiamo in questo menu e facciamo per esempio nuovo, e vedete, gli diciamo di non salvare e praticamente ricominciamo tutto da capo. Quello che dobbiamo fare, facciamo un piccolo cerchio, usiamo questo menu, il circonferenza secondo il centro e il punto, mettiamo il centro al centro degli assi, facciamo un cerchio, va bene anche così, di raggio 1, vedete, e evidentemente, pur essendo una figura geometrica piana, si vede anche nel pannello 3D. E adesso, andando con la freccia MOVI nel pannello 3D, noi possiamo chiamare il menu quello delle estrusioni, e facciamo per esempio estrudi in prisma. Che cosa significa? Questa volta non lo creiamo per rotazione di un rettangolo né tramite l'equazione polinomiale, ma noi estrudiamo la circonferenza. Facciamo estrudi prisma, usiamo questo strumento, selezioniamo il nostro cerchio e poi praticamente gli dobbiamo dire per quale valore. Vediamo qua. Selezioniamo ancora, ecco la quota è, ad esempio, diamogli una quota di 3. Ed ecco che viene creato, quindi il cerchio può essere creato tramite l'equazione polinomiale, tramite la rotazione di un rettangolo o tramite l'estrusione. Adesso vediamo le caratteristiche. Evidentemente la superficie laterale, qual è? È la circonferenza della base moltiplicato semplicemente per l'altezza, che è 3. Ricordiamoci che la nostra circonferenza viene chiamata C e il nostro cilindro viene chiamato I piccolo. In GeoGebra bisogna rispettare le minuscole e le maiuscole. Il nostro cilindro è I e la nostra circonferenza è C. Quindi qual è la superficie laterale del cilindro? È sufficiente fare, ad esempio, il perimetro, scriviamo per bene, perimetro di la nostra circonferenza è C, no? E facciamo per con l'asterisco, l'altezza era 3, vedete fuori che ci viene 18,85. Questa è la superficie laterale, ovviamente sono di, diciamo, di centimetri quadri. Per fare il volume noi dobbiamo fare invece l'area praticamente della base per 3. Allora, quello che facciamo semplicemente area sempre di C. Un attimo che ci è sparita la scritta, rifacciamo, andiamo a destra con l'asterisco, andiamo ancora a destra, un attimo che, eccoci, con l'asterisco per 3. Ed ecco che questa è l'area, questi sono ovviamente centimetri cubi, ma siccome vedete il cilindro era I, vedete che è già segnato qua il volume è 9,42. Potevamo fare anche il volume, aperta parentesi, di I minuscolo, e viene sempre, diciamo, la stessa misura. Poi potremmo fare la superficie totale, che cos'è? La superficie laterale più 2 volte ovviamente la base, perché sono due circonferenze. Noi abbiamo visto che per esempio la circonferenza viene chiamata C. Allora noi possiamo fare area, aperta parentesi, di C
per 2, più possiamo anche scrivere superficie e aspettare che ci dà, vedete, il suggerimento laterale di che cosa? Di i del nostro diciamo cilindro. Vedete, quindi la superficie totale è data dalla somma della superficie laterale più le due circonferenze, ed ecco area DC, che è la nostra circonferenza, più due superfici laterali. Quindi noi abbiamo creato un cilindro tramite l'equazione polinomiale, tramite l'estrusione di una circonferenza. Adesso facciamola tramite la rotazione, così semplicemente lo facciamo a schermo. Facciamo sempre nuovo, non salvare, e quello che noi possiamo fare è, per esempio, prendere quattro punti. Noi creiamo un piccolo rettangolo, facciamo così, questi punti qua, A, B, C, D, e poi prendiamo il poligono, facciamo A, B, C, D, A. Ed ecco che vedete che, come sempre, con il tasto destro io mi muovo e si vede anche nel pannello 3D e può ruotare. Adesso io devo fare una rotazione di questo rettangolo di 360 gradi secondo il suo asse. Allora, creiamo una retta per creare un asse e creiamola, diciamo, da qui, facciamo il punto qui nelle X e il punto qui. Vedete che abbiamo creato una retta. Secondo quale angolo? Facciamo così, divertiamoci, diamogli uno slider. E diciamo, clicchiamo, che lo slider è un angolo che va da 0 a 360 gradi, che ha un incremento di un grado, e lo chiamiamo proprio rotazione, perché questo slider deciderà la rotazione del rettangolo per formare il nostro cilindro. Mettiamolo qua. A questo punto noi che cosa possiamo fare? Noi prendiamo, per esempio, clicchiamo nel pannello 3D e prendiamo all'interno di questo menu la voce rotazione assiale, e lui ci chiede di che cosa. Rotazione assiale di questo, per esempio, rettangolo, possiamo dire, secondo questo asse che è la nostra retta. E ci chiede di quale angolo, non di un angolo preciso, ma noi diciamo lo slider, secondo lo slider rotazione. Se facciamo clic e usiamo il tasto muovi, vediamo che adesso, vedete, nel pannello 3D, noi restringiamo un pochino il 2D, lo possiamo fare, e muoviamo un pochino lo slider più qua, lo possiamo fare qua. Vedete che muovendo lo slider, vedete, si forma questa specie di finestra che fa una rotazione di 360 gradi. Come fare per vedere a schermo praticamente la formazione di un cilindro? Noi selezioniamo questo rettangolo, vedete che GeoGebra ci indica che è selezionato, facciamo tasto destro e facciamo mostra traccia. A questo punto, dopo aver fatto mostra traccia, noi riportiamo lo slider qua, facciamo tasto destro e facciamo animazione, ed ecco che vediamo dimostrato che il cilindro è un solido che si crea per rotazione assiale di un rettangolo secondo, diciamo, un suo lato. Noi l'abbiamo fatto secondo, per esempio, questa retta che abbiamo creato nera. Vedete, piano piano, siccome noi abbiamo detto a GeoGebra di lasciare la traccia, vedete, va da 0 a 360 gradi, la rotazione assiale di 360 gradi di quel rettangolo praticamente sta creando un cilindro nel pannello tridimensionale. Ovviamente nel pannello 2D di GeoGebra noi continuiamo sempre a vedere soltanto un rettangolo. Allora facciamo tasto destro, fermiamolo, possiamo fermarlo ricliccando su animazione, e ricordiamoci quali sono le formule. Vedete, il volume che cos'è? È l'area della base per l'altezza, quindi pi greco, siccome la base è una circonferenza, pi greco r al quadrato. La superficie laterale invece è il perimetro della circonferenza per l'altezza, quindi 2 pi greco r al quadrato, e invece tutta la superficie bisogna moltiplicare due volte l'area della circonferenza e aggiungerci la superficie laterale. Grazie a tutti per aver seguito il video fino alla fine. Il video finisce qua, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.